Oggi siamo qui al Ministero, a dire la verità anche questa mattina al fianco degli studenti e questo pomeriggio con il coordinamento dei precari per chiedere immissioni in ruolo, prima di tutto su tutti i posti disponibili per tutti gli idonei del concorso 23 e del concorso 20, ma chiediamo anche investimenti per stabilizzare i posti che ci sono nella nostra scuola, sono oltre 200.000. Il personale precario che anche quest'anno lavorerà nelle scuole italiane per il personale docente e 40.000 per il personale ATA. A questi lavoratori e a queste lavoratrici è necessario dare delle risposte. Non bastano le promesse, servono delle risposte. Serve prima di tutto, per esempio, sospendere i concorsi perché è necessario assumere tutto il personale idoneo e assumere anche il personale precario che in questi, diciamo, giorni sta già lavorando nel nostro sistema scolastico attraverso le graduatorie. La legge di bilancio da questo punto di vista non solo non dà queste risposte, ma prevede ulteriori tagli, circa 8.000 posti tra docenti e ATA. Non è accettabile. Per queste ragioni abbiamo scioperato il 31 ottobre e sciopereremo il 29 novembre.